Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi, seguitemi, seguitemi. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. Tutti quanti seguitemi. Che mi porta via, lavoro troppo e non sono mai a casa mia, accumulo stress, te l'ho detto, anche colpa mia, se avessi fatto il corso di farmacia, a quest'ora avrei una laurea, comunque sia, dimmi quanti laureati hanno la garanzia, di non finire lavapiatti in pizzeria, piacere, mi chiamo Fibra, lei è la mamma, lo so che sua figlia a 16 anni è già una cagna, e gira in classe con la pancia mezza nuda, davanti a un professore che ha gli occhi di un barracuda, il mio stipendio assomiglia un'utopia, voglio andare in vacanza, me ne vado in Tunisia, o magari in Mar Rosso, non dirmi che è vietato, sarò così sfigato da finire in mezzo a un attentato. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi, non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi, non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. 4 giorni a Canazei, neanche immagini le cose che potrei spararmi un colpo in testa se mi sveglio una mattina di fianco a un gay. Potrei perdere la memoria se vedo la mia ex che si è fatta suora. Potrei demolire questa vecchia scuola, potrei allagarla con la carta stagnola. Potrei non avere compagnia per coperti milioni alla lotteria. Ma dimmi, tu ci credi alla lotteria? Lo conosci uno che ha vinto alla lotteria? Ho chiamato Vanna Marchi in segreteria per vedere quanti soldi mi vanno via. Ma cosa faccio? Denuncio alla polizia? Lo dica Striscia, lo vedi, questa è democrazia. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi, non mi passa niente. Col ragazzo che pensava le facesse per gioco, ma l'avviso di quel buco l'hanno messo un po' dopo. Giri in macchina, faccia sfatta, mentre guida al telefono metto la cravatta. 5 morti su 10 per guida distratta. Questa assurda statistica che ce l'ha fatta. Eppure questo camion tra un po' mi schiaccia. Non ho mica il Van Gogh, a chi dai la caccia? La senti questa voce, la vedi questa faccia? Io sono Fabri Fibra, non voglio figli e miei lo sanno, perché non mi fido più delle scuole che fanno. Questi tetti che crollano, ma dove vanno? Mica posso contare i bambini morti ogni anno. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi, non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, ho voglia di sfogarmi, capitemi, non mi passa notte in stomaco, certi fatti mi danno il vomito. Tutti quanti seguitemi, 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 seguitemi. No, io devo, in questo momento devo toccare qualcosa. Cosa? Fatemi toccare, fatevi toccare. Ma tu sei un uomo un po'. Sì, guarda, cazzo. Cioè, il cazzo è più grosso del mio. Radio ID Italia. Ascoltaci su www.iditalia.com. ID Italia, la radio degli italiani nel mondo. Italiani nel mondo, ben svegliati, italiani a Varsavia. Oh figa, cazzo, hanno spento la luce, ragazzi, sono al buio, praticamente una giornata a dir poco così uggiosa, come siamo soliti dire. Siamo arrivati al 6 di marzo del 2017, ancora qui vivi e vegeti, se così si può dire, per intrattenervi un'altra mezz'oretta con Radio ID Italia. Enrico vi dà il buongiorno e soprattutto ne approfitto per dire che è stato molto piacevole questo venerdì, sabato e domenica trascorso tra la fiera del
motociclo qui a Varsavia, piccolina per carità rispetto a quello che ci ha proposto EICMA Milano, diciamo siamo alla infinitesima parte di ciò, ma la fiera è andata molto bene con il nuovo sponsor SV Motec, accessori per la moto, che tra l'altro ha un simbolo che è il toro. E il toro cosa mi ha fatto? Mi ha fatto un 3-1 secco. Era andato in svantaggio comunque anche col Palermo. Vediamo cosa dice, cosa dice Tutto Sport. Scusate questo un pochettino risucchio, ma regallo, minchia ragazzi, ma la genialità dei titoli di prima pagina dei quotidiani italiani, vogliamo parlarne cari amici. Diamo il benvenuto anche a coloro i quali ci seguono. Luca, oggi sarà un sono contento di averti fatto scoprire, tu che sei un milanese, insomma brianzolo, insomma quel che l'è, il milanese imbruttito, perché abbiamo pensato noi di Italia di riproporlo, diciamo, in piccole pillole, perché è fatto così bene, ma così bene che sembra quasi vero, diciamo la verità. Cioè il Dogui, che era questo personaggio viene riprodotto in una forma non troppo distante dalla realtà. Ma prima, amici, va bene, il tempo è di merda a Varsavia, ok? Voglio ricordarvi che l'8 marzo è la festa della donna. Sì, vabbè, questo fin qua, dice, lo sapevamo, grazie, non ci serviva Radio Id Italia per scoprire questo tipo di cose. Ma in realtà l'8 marzo vi invito a teatro anche per conoscersi di persona, se avrete l'occasione, ecco, presso la Galleria Freta, Teatro Freta, quindi in Ulizza Freta, se andate di Freta, a Varsavia, dove ci sarà una pièce improvvisata dal grandissimo maestro Alberto Marchi e organizzata magistralmente dall'Associazione Italiani in Polonia. Troverete maggiori dettagli, adesso ve li posterò anche su Spreaker. Comunque accorrete numerosi, anche perché mi sa che non si possano ospitare più di 200 persone. Bene amici, ripeto, faccio un passo indietro, ripeto, è lunedì, non c'è un tempo, c'è un tempo da lupi, ecco, però ci eravamo dimenticati una cosa, cioè ogni giorno o frequentemente proponiamo degli spezzoni che si ispirano alla cumpa di Marco Mazzoli, quindi allo zoo. Lo zoo ha perso un pezzo importante, il grande leone di Lernia, che ai tempi io me lo ricordavo agli stadi, sempre a San Siro, che era lì a fare un cazzo, sempre era inquadrato accanto alla telecamera, insomma non si capisce bene cosa facesse. Quindi voglio proporvi questi 3-4 minuti del capo dello zoo, del grande Marco, che cerca a modo suo di così creare un tribute to Leon of Lernia. Caro Leone, tutto mi sarei aspettato nella vita, tranne che piangere come un bimbo per la tua scomparsa. Ricordo come se fosse ieri, quando ti ascoltavo su Radio Milano International con Fausto Terenzi e Paolo Dini, e mi ammazzavo così tanto da ridere da dovermi fermare in macchina per evitare un incidente. 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti. Poi, nel 1988, arrivai a Radio 105. Ero un ragazzino con tanta voglia di fare e soprattutto di riuscire a cambiare la radio. La prima volta che ci siamo incontrati nei corridoi di 105, mi hai fermato e mi hai detto: "Auz, Ricchio, sei forte. Tu farai strada, figlio da zoccola." Qualche mese dopo, nel 1999, insieme a Giba e Wender, ho creato lo zoo. E tu ogni pomeriggio, puntuale come l'esatri, venivi sotto la radio con la tua indimenticabile Nissan Primera verde senza il paraurti davanti, mettevi lo zoo a manetta e ballavi in mezzo alla strada per farti notare. L'hai fatto tutti i giorni fino a quando, senza autorizzazione, sei entrato in onda a sparare una raffica di volgarità senza precedenti. In quell'istante era scattato qualcosa di magico, come se avessimo creato una formula per realizzare qualcosa di nuovo. Un modo completamente assurdo di fare la radio. Un modo completamente assurdo
fare la radio. E così è stato. Giorno dopo giorno, mese dopo mese, le nostre menti malate creavano scenette, tormentoni, e lo zoo iniziava a prendere forma. Siamo stati i primi a sdoganare parolacce, a far parlare il tecnico in regia in onda, e prima era vietato, a ridurre la musica e aumentare le cazzate, creando qualcosa di assolutamente nuovo. Eh sì, caro Leone, insieme abbiamo rivoluzionato la radio, creato uno stile unico, ancora oggi, che tutti hanno provato a copiare, a distruggere, a chiudere, ma che regge ancora dopo 18 lunghi anni. Oggi lo zoo è una macchina da guerra, un programma accettato, sdoganato, promosso. Ma in questi lunghi anni io e te abbiamo dovuto superare censure, sospensioni, lotte, guerre e 8 licenziamenti. Sospensioni, lotte, guerre e 8 licenziamenti. L'avrò negato 1000 volte, ma solo perché godevo nel vederti incazzato. Ma oggi che non ci sei più, mi tocca ammettere che l'anima dello zoo eravamo io e te dal giorno 1. È vero, Leo. Quando la gente ti vedeva ti conoscevano tutti. Diciamo che molti ti disprezzavano, altri ti compativano, moltissimi ti amavano, ma tutti ti conoscevano. Tu eri e resterai il vero re del trash. Quando ieri mattina, mentre andavo in radio, mi hanno comunicato la tua scomparsa, il mio cuore è andato in mille pezzi. Il pensiero di non ricevere più i tuoi 30 messaggi al giorno, sentirti balbettare cattiverie su tutto e tutti, mi mancherà come l'aria. Eri il mio primo messaggio del mattino e l'ultimo della sera. Eri il padre, amico, fratello, nonno più folle del mondo. Mi mancherai, Leoncino mio. Mi mancherai tanto. Adesso mi tocca prendere un altro volo per venire al tuo funerale e fare quello che ti ho promesso per 20 lunghi anni. Pisciarti sulla tomba. Arrivederci, Leo. Mai addio, perché tu non morirai mai. Tuo figlio, Marco Mazzoli. Oh. Mi hanno portato per morto. Per morto il Leone di Lernia. Ma siete matti, Leone di Lernia non morirà mai, morirete tutti quanti voi, ma Leone di Lernia sarà sempre forte e duro, andate a fare in culo da Leone di Lernia. Chi hanno scritto queste cose qua, gli dovrà venire una diarrea di 4 ore sul gabinetto. Ciao. Un saluto speciale dallo Zoo di 105 agli amici di Radio I di Italia. È proprio vero, amici, che the show must go on, però insomma lacrimuccia, perché dai, Leone è stato parte di quel trash, proprio di quella... aveva creato delle cover di canzoni impressionanti proprio, cioè a volte come Alvaro Vitali, cioè quando scomparirà vedrete che ci mancate, eppure il poverino vive... Tra l'altro non è riuscito a mettere da parte un cazzo, quindi vive raccontando, pensate, barzellette nei matrimoni, quindi una discreta brutta fine ha fatto. Hai detto brutta? Bene, amici, adesso anche se salutiamo Davide da Wrocław, salutiamo soprattutto Jean-Pierre Mastroianni dalle spiagge di Phuket. Cioè, ma vi rendete conto? Vi rendete conto della potenza di poter bere un caffè la mattina e il lunedì e avere il proprio compagno di merende che se la sta spassando sulle spiagge di Phuket e dopodomani sarà a Casablanca per andare poi a Iguazú in Brasile? The world
is not enough, quindi il pianeta mondo. Comunque, Jean-Pierre, hai verificato se in questi nuovi pianeti c'è figa? Uè, hai detto figa? Uè, figa, figa, era figa. Il milanese imbruttito il lunedì mattina manda mail a cazzo per far vedere che è operativo e ti chiama per dirti che ti ha appena mandato una mail. Ciao, grande! Hai letto la mail che ti ho appena mandato? Ma come no? Che cazzo te le manda a fare allora? Milanese imbruttito non sopporta che arriva in ritardo in ufficio. Salve. Ma salve un cazzo, Giorgiana, sono le 10:07, devi essere qua alle 10. Lo so, il traffico. Ma sei a Milano, il traffico ti defolta. Se non sai guidare nella giungla, ti svegli prima e prendi lo spostapoveri, no? Ride. Lui ride e intanto il fatturato piange. Dai, disciules. Il traffico. Nei neuroni è il traffico. Ma quando è in ritardo lui, è giustificato. Scusi, avevamo detto alle 10, sono le 10:40, eh? Bravo, e fra 20 minuti sono le 11. C'era traffico. Vabbè, che cazzo vuoi? Luciana, dov'è il caffè? Il milanese imbruttito ha reminder per qualsiasi cosa. No, figa, l'F24, ma no. In office il milanese imbruttito utilizza inglesismi a cazzo. Allora, la strategy deve essere in linea col business plan. Stiamo nel budget, perché tanto di budget non ce n'è, ma la visibilità è al top. Ricordati, I believe, you believe. Sì, allora fuori dal cazzo che dobbiamo lavorare. E quando può ci butta dentro un acronimo. E mi raccomando, il report ASAP. Sennò che cazzo me ne faccio? Il milanese imbruttito fattura anche in pausa pranzo. 4K al preventivo, tac. Doppia fatturina, tac tac. Guarda Giorgiana, tu da pensi? Che il business si ferma perché mangi? Ma va a lavorare, coglione. Il milanese imbruttito non sopporta il collega che gli tossisce di fianco. Figa, dai. Se sei malato stai a casa, eh? Non vieni qua a impestare tutto l'ufficio. Ma poi se il collega sta a casa, si lamenta. Oh, hai visto? Quando Mercurio supera il 37, Giorgiana da forfè. Io con 39 fino alle 20 ero in office e sudavo. E più sudavo, più fatturavo. Lui, figa. Il milanese imbruttito non sopporta chi gli manda le mail scritte in blu. Cazzo siamo, a scuola? Ma soprattutto non sopporta chi mangia i mandarini in ufficio. Scusa un attimo, ma dove cazzo siamo? All'ortomercato? Ah, visto che ci siamo, tagliamoci anche i lunghi dei piedi, figa. Assolutamente, siamo sempre i numeri uno, grazie. Il milanese imbruttito usa il plurale per delegare. E allora? Diamo una bella sistemata qua? Dai, che insieme si fa prima. Cazzisti. E se qualcuno esce prima delle 18:30, il milanese imbruttito dice... Cazzo è, fai mezza giornata oggi? Scusi, oggi devo uscire prima perché devo depositare le fatture dal commercialista. Che sbatti. Ma figa, ma vai ancora al commercialista? Ma lo sai che ora si fa tutto in cloud? Ma vai a mandare un fax allora. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Tac. Ragazzi, ma è fatto troppo bene, cioè vi consiglio, anzi no, non posso dire, se no ve la andate a guardare, comunque il Milanese imbruttito è troppo azzeccato come personaggio, ma a detta anche degli stessi milanesi, cioè c'è tutta una filosofia di vita che ci fa capire che insomma le cose a Palermo non girano, diciamo, nello stesso modo rispetto a Milano e via discorrendo. Comunque amici, abbiamo ancora un contributo di calcio, ne abbiamo parlato. Figa, cosa ha fatto la Juve? Ha pareggiato? Sicuramente lì c'è la mano di dell'amico Buffon, si sarà giocato la partita. Per quanto riguarda la vicenda Romeo, cosa ne parleremo poi con calma, perché ancora non abbiamo dati a disposizione. Quindi fenomeno Bellotti con una L, io l'ho scritto con due, 22 gol e in testa alla classifica Cannonieri. Ecco, una domanda difficile, così giusto per tenervi il lunedì con la sindrome del quiz. La domanda è la seguente: avete già le cuffie eccetera eccetera e scommetto che non sapete la risposta. Comunque, come si chiama questo mi fa anche ridere, uè figa, mi fa ridere, hashtag mi fa ridere, la classifica dei marcatori in lingua spagnola, cioè in Spagna, quindi non in lingua spagnola, in castellano, nel
continente iberico, come il Camon. Quindi, come si chiama la classifica dei marcatori, o meglio, come si chiama il vincitore della classifica dei marcatori? Abbiamo un contributo, si torna a parlare, credo, di Rom, c'è uno di Padova, insulti, Parenzo, leccaculo, eccetera, eccetera. Ce lo ascoltiamo e diciamo la nostra. Volevo dire a DJ Medini, che si è adesso sintonizzato, due cose. La prima, dobbiamo fare a questo punto l'intervista con col Cerruti. La seconda è che ieri a calcio hai fatto veramente cagare. Scusate, te lo dico, ma eri totalmente inservibile. Cazzo. Allora ragazzi, andiamo a Padova, iniziamo, apriamo le cateratte, come e si dice, no? E comunque, per sapere tutto sulle pensioni, molto più che sanguisughe, vampiri! La nuova inchiesta sulle pensioni d'oro di Mario Giordano, vampiri! È già in preparazione per l'anno prossimo il libro Maledetti Assassini! Giuseppe da Padova, vai Giuseppe. Pazzesco, ragazzi. Giuseppe, ciao. Dai, dimmi, ciao. Giuseppe, ciao, dimmi, Davide, dai. Ciao. Ciao, due cose, ma se devi trovare vampiri, una... vabbè, è una roba che io mi manda i matti a me, sta roba qua. Cioè, mi piace da morire, figurati, però vampiri. Ma se uno vede un vampiro, perché uno è autorizzato, se vede un vampiro per strada, a fare che cosa, no? Sì. Con la sanguisuga, cosa fai te se c'è? La schiaccio, per forza. Sanguisughe. Nel 2018 avremo maledetti. Giuseppe, dai, che mi vuoi dire? Allora, volevo dirti due cose. La prima, ma se devi trombarti una tipa, no? Come fai a non farti almeno la doccia una volta al giorno? Ma amico mio, ma chi se ne frega? Io ho trombato delle persone anche non facendomi doccia da 3 giorni, andava benissimo. Cioè, ma la puzza, va bene, la puzza oscena e l'oscenità. Ma chi se ne... ma me ne sbatto. Posso dirti la verità? Me ne sbatto. Anche se me l'hanno detto una volta, ho detto bene, o va bene così, oppure te ne vai a fare in culo. Chiaro? Amico mio, è così la regola. Se poi uno vuole... A parte che anche quelli che apparentemente odorano di buono, odorano di cose candide, cioè magari nascondono degli odori terribili nell'intimità, terribili. Non è mica detto, uno si presenta tutto preciso, eccetera. A parte ciao! Di... Chi è? È la mia collega questa. La tua collega chi è? Scusa, chi sei? Sono in negozio, lavoro, è la mia collega che vi ha salutato. Ma chi è? La collega di quale negozio? Io lavoro a Padova in un negozio e la mia collega è qua che ascolta diretta e è venuto a salutarvi. Vabbè, ottimo, dai, Giuseppe. Comunque, volevo dirvi che, premesso che mi stanno sul cazzo i vegani, i vegetariani. Vabbè, ma quello eccetera, chi se ne frega adesso, esatto, dai, ma non che ci però frega. Dopo il video, delle due Rom, sì, Italia, quelle che urlavano, ho dovuto ricredermi e dare ragione ai vegani. Cioè? Che dicono che gli esseri umani e gli animali sono uguali, no? Perché cioè? I roaming, la roaming gabbia che urlava era uguale ai maiali che vengono sgozzati nei macelli e quindi pazzesco, hanno ragione. Cioè, secondo te sono i Rom uguali. Sono delle bestie, secondo te i Rom? Sì, peggio. Peggio delle bestie? Peggio. Dunque noi siamo autorizzati come per le bestie ad ammazzarli? Beh, diciamo, dal momento che non hanno la minima intenzione di vivere come noi, ma preferiscono vivere rubando di espedienti nei campi in mezzo allo schifo più totale. È meglio l'eliminazione fisica, dice. A quel punto meglio. Fisica, meglio la soppressione. Sì, ma diciamolo, ma come direbbe. Diciamo che ci sono tante caldaie che hanno bisogno di combustibile oggigiorno. Abbiamo quindi il numero di questo qua, non si può più sentire, scusami. No, dai, Davide, ascolta. No, lei è pura immondizia. Ma lei è immondizia umana. Lei è no, 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 io non voglio parlare con uno come lei che con questa voce canta. Ma certo, assolutamente sì, ma dire che sono persone da mettere in una caldaia con questa voce pseudo candida da banalità del male è vergognoso. Cioè lei è una persona schifosa, orrenda, orrenda. Le persone che sono dei criminali, i criminali vanno messi in galera. I criminali vanno messi in galera e non va gli assassini vanno messi in galera, non abbiamo la pena di morte, men che meno per gente che vive ai margini della società come avviene ai Rom, come è per i Rom, devono essere bruciati come lei dice. Quindi i Mercedes lei è ai margini della società, nulla giustifica sì, di mettere le persone Giuseppe, in una caldaia. Se tu avessi quindi di fronte, lei fa schifo, se tu avessi lei è una di fronte, persona umanamente schifosa. Se tu avessi di fronte un bambino Rom, cosa faresti? Lo metteresti in un forno? Cosa faresti? Fa schifo lei. Guarda Giuseppe, io anche lei per... Schifo. No, ma dai, vai, rispondi chiaramente, inutile non fare, non girare intorno alle cose. Tanto sono i futuri delinquenti, quindi dunque... voglio dire...
Ma anche eliminandoli cosa cambia? Eliminare i bambini rom. Passami la tua cosa, la tua collega, un attimo. Passami la tua collega. Aspetta, vediamo se è libera. Aspetta un secondo. Speriamo che quel negozio chiuda, così lo licenziano questo qua. Aspetta un secondo, eh. Sì, aspetta. Te la passo subito. Sì, in un negozio di Padova c'è un razzista come commesso proprietario. Ancora non lo sappiamo, ma lo identificheremo. Vabbè, ragazzi, dobbiamo chiudere. Ci sentiamo dopo con la signora. Voglio capire che relazioni ha con quel Giuseppe. Lasciati un parenzo e alla defecazio non ci penso. Allora, il direttore del quotidiano La Verità, Maurizio Belpietro, ex direttore del quotidiano Libero, andrà a giudizio per il titolo, cosa incredibile, in Italia veramente i magistrati qualche volta veramente mi sorprendono, perché sicuramente la maggioranza sono delle brave persone, ma come si fa a mettere sotto processo, a pensare solamente di mettere sotto processo, non so per quale istigazione all'odio razziale, forse, il titolo di Libero, te lo ricordi Parenzo, quello Bastardi famoso? Bastardi islamici. Bastardi islamici, cioè, non mi dirai che sei d'accordo con una cosa del genere, immagino di sì, perché mi ricordo che voglio capire le motivazioni che hanno spinto i giudici non fare l'avvocatucolo, assolutamente capire perché lo hanno rinviato, ma sicuramente è un titolo razzista, sicuramente è un titolo gay. Allora, eravamo a Padova con Giuseppe, che ci doveva passare la sua collega. C'è ancora Giuseppe? No, sì. Allora, quello là che Parenzo vuole denunciare ma lei Parenzo denuncerebbe chiunque ha hai detto delle cose sui rom e Parenzo pensa che queste cose qui siano punibili. Ma io spero che anche tu lo pensi, però io penso che siano delle follie, punto e basta. Ma pensi che sia punibile? Ma non me ne frega niente, ma non faccio il coso, non faccio il giudice io. Siccome mi chiedi cosa penso io del titolo di Belpietro, penserai anche tu qualcosa di uno che dice che vuol mettere i rom in una caldaia? Penso che sia una cazzata, punto e basta. Ma pensi che sia una stupidaggine o che sia razzismo e istigazione all'odio? Io penso che sia istigazione all'odio. Istigazione all'odio è un'altra cosa. Che cos'è l'istigazione all'odio se non mettere delle persone dentro una caldaia? Per tu, te, Parenzo, che cos'è? Tu, Parenzo, odi chi odia i rom. Ma io odio il razzismo, i rom. Se uno è un ladro, indipendentemente dal fatto che è rom. Se uno è un ladro, deve andare in galera, ma non deve andare a finire, anche se è un ladro italiano, in una camera a gas. Io penso questo. Ma io posso odiare chi vive nei campi, puzza, non si lava, ruba. Ma può odiare, ma se dice che vanno messi in una camera a gas, per me è razzismo. Però ma mi sembra di essere solo in questa roba. No, ma non che solo, assolutamente no. Assolutamente no. Se pensate tutti che sia non sia così, figurati, va bene. Ma io assolutamente penso che sia una follia pensare una cosa del genere. Ma non solo appunto, una follia. Una follia inaudita. Una cosa. Tu mi stai chiedendo punibile Giuseppe dalla legge ma oggi, no, ma questo lo deciderà un giudice. Ma perché devi se fare puniscono come Giuseppe se, io democristiano. Vabbè, ma sì, almeno se di, puniscono ma di chiaramente che è una roba razzista e che la legge oggi punisce chi dice queste cose, chi incita all'odio. Questo non lo so. Se uno ma dice no? non ma lo se so uno... Se, lo, se uno dice per me dovrebbero allora, morire cos'è l'istigazione dovrebbero carcerare all'odio? 10.000 italiani. Ma cos'è l'istigazione all'odio allora? Cos'è? Lo decide cos'è un giudice, tecnica? Cos'è istigazione all'odio? Ma per te, figurati, che cos'è l'istigazione all'odio razziale è pure il titolo di Belpietro, secondo il giudice. Figuriamoci se c'è una cosa univoca. Dai, su, Giuseppe, passami la, quella che lavora con te. Quello di questo signore è sicuramente istigazione all'odio, molto più del titolo di Belpietro. Come si chiama? Pronto? Sì, signora, lei che ruolo ha in quel negozio? Signorina, commessa. Commessa, quanti anni hai? 30. Sei la fidanzata di Giuseppe? No, grazie a Dio. Perché grazie a Dio? Credo, perché si vergogna anche lei. Ti vergogni di quello che ha detto sui rom? Beh, te credo. No, condivido con lui. Condivido con lui. Vedi, la voce leggera e la voce, come dire, dolce e del razzismo. Beh, non, scusami, come ti chiami, Sara? No, Valentina. Cioè, Valentina, cioè è giusto secondo te bruciare i rom? Sì. Sì, sì. Cioè, Parenzo, allora io voglio dire una cosa, no, chiaramente lo pensi per davvero, cioè pensi che debbano scomparire perché sono degli esseri cattivi, brutti, pericolosi, eccetera, eccetera, giusto? Sì. Non so in che modo possono scomparire, però o bruciarli, mandarli su un altro pianeta, in qualche modo, sì. Ora, Parenzo, di fronte a questo, come reagire? Come reagire? Dicendo che è una merda questa qua, dicendo che fa schifo, dicendo che è una cosa schifosa, razzista. Reagisci così, va benissimo. Io penso che in uno Stato democratico come il nostro ci sono delle leggi per intervenire, perché intervenire vuol dire sanzionare, perché cose come queste vanno, secondo me, sanzionate. Tu pensi di noi che c'è la libertà? No, ma io non lo penso, penso, non ho detto questo. Avanti così, ho capito. Valentina, sei fidanzata tu? Sì. 30 anni, già sei fidanzata, amica mia. Ma la vita non è meglio se uno è un po' più libero fino a, che ne so, 30 anni, 35, ti diverti? Tradisci il no, tuo fidanzato? No, sono stata libera fino a poco tempo fa. Tradisci il tuo fidanzato o sei monogama di solito? No, sto con lui e basta. Di solito sei monogama? Sempre, non di solito. Sei sempre monogama. La monogamia è una brutta bestia però, eh.
Lo so, no, no, lo so. Va bene. Sei fai parte, diciamo, di quella minoranza, in questo caso minoranza. Sì, minoranza che pensa. Siamo in poche. Siamo in poche, tutte mignotte, dici te, no? Comunque, o mignotti quando si tratta di uomini, perché... tipo, sì. Sì, sì, ma perché è giusto. Ad esempio, esatto. Puttaniere tremendo, no? Abbastanza. Si diverte. Cara amica mia, un piccolo ritratto di società padovana abbiamo fatto. Grazie, Valentina, grazie. Ciao, okay, ciao. Grazie, buona serata. Ciao. Manuel, provincia di Lucca, dai, Manuel, vai. Id Italia, la radio degli italiani nel mondo. Oh, ragazzi, potete pensarla come volete, ma questa è l'opinione della gente, quindi capite bene che Salvini troverà argomento fertile, e se in un certo momento Salvini dovesse anche creare questa coalizione, adesso sappiamo che non avverrà con Grillo, perché non ci sono, nonostante tutte e due populisti, non ci sono gli estremi per unire il populismo di destra con quello di sinistra, quello di destra quello di Salvini, e quello di sinistra sarebbe quello del Movimento 5 Stelle. Quindi si creerà ancora una volta questo mischione di centrodestra, però pensateci cosa sarebbe un'unione della Lega insieme al Movimento 5 Stelle. Abbiamo tempo fino a domani, in questo momento il tempo a nostra disposizione è scaduto. È stato bellissimo passare così con questa... non mi sono neanche accorto che la giornata è merdosa e piovosa, quindi ora mi vado a fare un ulteriore caffè Don Caruso, per gli altri non ce n'è, e ci sentiamo domani alle 9, numerosi sempre anche dalle spiagge di Phuket. Un abbraccio Jean-Pierre, speriamo di fare quelle belle trombate che... No, non io e lui, attenzione, vi racconterò un giorno forse, se Dio lo vorrà. Un saluto speciale agli amici di Radio ID Italia.